Stella Rossa e Belgrado rappresenta per la storia del Milan un passaggio importantissimo. Noi volevamo andare avanti in Europa, volevamo tornare a vivere queste emozioni, queste sensazioni. Ci abbiamo messo tanto nel nostro percorso per arrivare sin qua. Nessuno di noi si può dimenticare le soddisfazioni, le gioie, le emozioni nella vittoria di Rio Ave ai rigori. E quindi queste emozioni, queste gioie ce le dobbiamo portare in campo domani sera, perché è chiaro che vogliamo provare ad essere una sorpresa anche in questa competizione. Adesso sicuramente arrivano tanti impegni che diventano ancora più importanti, ancora più decisivi, perché adesso veramente le due partite di sedicesimo saranno o dentro o fuori, le prossime partite di campionato saranno altrettanto importanti, perché si avvicina comunque, mancano 16 giornate alla fine del campionato e mancano, speriamo, 8-10 partite alla fine dell'Europa League. Quindi adesso bisogna dimostrare di essere una squadra all'altezza, ma ne abbiamo le capacità e le qualità e abbiamo anche la volontà di provare arrivare fino in fondo in entrambe le competizioni. Ma siamo una squadra molto giovane che ha bisogno di certi palcoscenici per dimostrare le proprie qualità, per crescere, per capire tante situazioni. E mi riallaccio anche all'intervista che ha fatto poco tempo fa anche Maldini, quando ha detto che il Milan per tornare a certi livelli avrebbe bisogno di 2 anni di Champions. E il nostro obiettivo è questo, e quindi abbiamo due strade da percorrere: o cercare di vincere l'Europa League o cercare di arrivare nei primi quattro del campionato. Quindi siamo concentrati su questo e cercheremo di ottenerlo fino alla fine. Secondo me Stella Rossa soffre con le squadre, diciamo, più forti, perché loro, come ha detto lei, sono abituati a vincere facile, diciamo, con le squadre che non sono all'altezza loro. E penso che forse questa è la nostra opportunità, perché noi giochiamo sia con le squadre forti, con quelli meno forti, e loro invece sono molto molto superiori in loro campionato. E questo può essere, diciamo, nostra occasione, che forse non sono abituati a giocare contro le squadre così forti. Senza pubblico, secondo me, non è lo stesso stadio. Maracana è bellissima, ma con lo stadio pieno, che con la curva piena che tifa per 90 minuti, penso che confronto stadio vuoto non sarà la stessa cosa, ma comunque, come avevo detto prima, per me sarà una grande emozione tornare a giocare anche allo stadio vuoto. E a me ha dato tanta fiducia, che certamente anche adesso penso di questo gol. Questa era la prima partita che ho giocato dall'inizio, da tre quarti, penso anche l'ultima. Sicuramente che mi ha dato tanta fiducia a me stesso, e forse in quel ruolo penso che posso dare molto.